Eccoci qua, come da tradizione, con Davide Roncari, assistant coach del nostro Daniele Quilici. Davide, sconfitta a San Miniato, abbiamo digerito male perché su due tiri liberi allo scadere, a tempo scaduto, però sempre una bella prestazione a Saggio. Oggi la prima della classe, veramente una corazzata. Sì, settimana scorsa campo difficilissimo, siamo stati un po' inesperti, nel senso nel partire nel primo, nel terzo, nel quarto, sempre con un parziale negativo che ci costringe ad arrivare sempre a rimonta. Siamo stati bravissimi a rimetterla in piedi, a riportarla su due tiri liberi a praticamente 13 secondi da fine per noi sul meno uno con Scali, che fa uno su due, poi nell'ultima azione un po' concitata, però ti dico, ci può stare, sono sconfitte che ci serviranno per crescere. Oggi arriva la capolista e vediamo, una squadra fatta per vincere il campionato, per salire. Non ti so nemmeno dire qual è il giocatore dove dobbiamo fare più attenzione, perché secondo me hanno dimostrato in queste ultime partite che tutti quanti ogni partita possono tirar fuori la prestazione per fargliela vincere. Forse su tutti, se devo farti un nome, è Vico, che l'abbiamo incontrato l'anno scorso nei playoff con 100, che è quello che sta giocando un po' più costante nelle prestazioni loro, però tutti quanti da non sottovalutare assolutamente. Sì, la nostra settimana com'è trascorsa? Come hai visto i ragazzi? Problemini? Tutto a posto? Qualche problemino, solito un po' di acciacco, qualcosa come capita in tutte le squadre. Però ripeto sempre, abbiamo uno staff di preparatori, fisioterapisti ottimo e che a fine settimana ce li fa sempre avere tutti a posto. Quindi stiamo bene, ci siamo allenati bene. Abbiamo guardato bene o male quali sono le loro caratteristiche principali, cercando di capire come possiamo dargli fastidio a loro. Sicuramente non dobbiamo partire, come ti ho detto prima, nei quarti con San Miniato subito con un parziale negativo, perché queste qua sono squadre che poi vai sotto 10 te ne danno 20, vai sotto 20 vai sotto 25, quindi parte tutto da lì. Sì, poi una squadra di un tonnellaggio veramente considerevole, però Davide, noi, i nostri ragazzi, fino ad ora non ricordo una partita dove abbiamo abbassato la testa, no, più di tanto. Non lo faremo mai. Perfetto. Ci vediamo dopo, Davide. Grazie.